non è importante questa volta, Villa Madama. Il Consiglio dei Ministri si è riunito per ascoltare la relazione di De Gasperi sul viaggio che l'ha portato in America, prima a Ottawa per il Consiglio Atlantico, poi a Washington per incontrarsi con Truman e gli altri dirigenti politici degli Stati Uniti. Prima che si chiudano le porte della sala, domandiamo a De Gasperi qualche impressione sullo svolgimento e l'esito della sua missione. Il Presidente è stato molto colpito dall'atmosfera di simpatia e di amicizia per l'Italia che ha avuto l'onore di rappresentare. L'amicizia soprattutto è stata rinnovata con gli uomini di Stato che dirigono gli affari degli Stati Uniti. E l'amicizia ha ottenuto dei risultati concreti. Ma l'amicizia è stata rinnovata in modo splendido, come voi stessi potete giudicare, con l'opinione pubblica americana. Ma sapete che in una repubblica come l'America l'opinione pubblica è forse più sovrana ancora degli uomini che rappresentano la direzione degli affari. E questa, direi, voi stessi giudicherete, ne giudicherete il peso, ne giudicherete la misura, la profondità, vedendo quello che è avvenuto, gli incontri che il cinematografo vi descriverà. Io non vorrei aggiungere nessuna parola che sembrasse vanto, che sembrasse affezione personale a delle dimostrazioni le quali ho sempre sentito, che non erano dirette a me, ma erano dirette al mio paese, al paese che rappresentavo, che in tutto questo si doveva vedere soprattutto una rivalutazione dell'Italia. L'Italia che avete nel cuore voi, come ho nel cuore io, l'Italia che non conosce partiti, l'Italia che deve e sta per risalire, riprendere anche nella vita internazionale come desiderio vivissimo di tutti gli italiani. Ho il dovere però di concludere che in tre questioni ho raggiunto dei risultati certamente concreti che matureranno entro i prossimi tempi. Il primo, quello della disoccupazione, combattuta attraverso un'organizzazione internazionale che favorisce l'immigrazione, la finanzia naturalmente con il contributo degli Stati Uniti. Il secondo, le commesse alle industrie navalmeccaniche in patria. Terzo, nella questione di Trieste, è vero, non ho Trieste, non ho una soluzione in tasca, ma sono riuscito a questo, a persuadere gli americani che abbiamo ragione e a sostenere la nostra tesi. Il giorno della partenza da Roma, un saluto a chi ha portato il suo augurio e il peso di tante speranze. A Ottawa si discuterà di un piano di cooperazione pacifica da affiancare agli impegni difensivi. De Gasperi sosterrà che il nostro contributo potrà essere pieno soltanto con la revisione dell'ingiusto trattato. L'americano Exxon e il francese Schuman si sono schierati a favore delle rivendicazioni italiane. Dopo Ottawa, il Presidente del Consiglio inizia la sua visita ufficiale agli Stati Uniti. A Detroit, De Gasperi parla durante un ricevimento offerto dall'Associazione di Politica Estera. Alla Union Station di Washington, il Presidente degli Stati Uniti è andato di persona per ricevere De Gasperi. Con lui la signora e la figliola Margaret. È un saluto cordiale da amici leali e sinceri. Poi una prima presa di contatti con la folla dal microfono. Un'ora dopo un altro saluto commosso. È a un vecchio compagno d'armi degli italiani nella Prima Guerra Mondiale, il milite ignoto americano. I due rami del Congresso, Senato e Camera dei Rappresentanti, si sono riuniti in seduta plenaria per ascoltare l'ospite italiano. Lo accoglie il vicepresidente della Repubblica, Barclay. Noi siamo una nazione che lavora duro, dirà De Gasperi al Congresso. Entristezza per solen pledge of cooperation. May God assist us in our work for the salvation of freedom. Il Congresso applaude in piedi. Per la prima volta ha risuonato alta in quest'aula la voce dell'Italia. È stato un magnifico discorso, dritto e onesto, dirà Truman. Anche il giorno dopo alla Casa Bianca l'atmosfera è cordiale. Truman e Exxon hanno comunicato a De Gasperi il testo di un importante impegno politico. Stati Uniti, Francia e Inghilterra accettano il principio della revisione del trattato di pace. L'Italia dovrà riacquistare la pienezza dei suoi diritti. Un importante accordo economico faciliterà l'afflusso del capitale americano verso l'Italia. Firmano Exxon e il ministro Pella con gli ambasciatori Dan e Tarchiani. Le questioni militari della difesa europea sono state trattate con il ministro Lovett, succeduto da pochi giorni al generale Marshall nel Palazzo del Pentagono. Siamo al ponte di Arlington, sul vasto letto del Potomac. De Gasperi e Truman si incontrano ancora per il dono di quattro gruppi scultorei offerti dall'Italia al popolo americano come pegno simbolico di amicizia.
Sono stati fusi in quattro diverse officine e sono giunti dall'Italia pochi giorni prima. Il discorso di De Gasperi riafferma la gratitudine del popolo italiano per tante prove recenti di fraterna assistenza. La risposta di Truman conterrà un altro preciso impegno. L'America sarà a fianco dell'Italia perché ogni discriminazione, ogni ingiusta restrizione che ci lega venga abolita. Truman ha esaltato il prodigioso cammino della ricostruzione del nostro paese e il contributo del generoso lavoratore italiano. Le accoglienze di New York, la più grande città di italiani all'estero, sono state fraterne. Il corteo va dall'albergo Astoria al municipio percorrendo Broadway. Il sindaco Sciacche farà gli onori di casa in assenza del sindaco Impelliteri tornato a far visita alla sua Sicilia. L'ultimo discorso del rappresentante dell'Italia sarà ancora una volta chiaro e deciso. Revisione del trattato, ammissione all'ONU, Trieste, libertà, pace, sicurezza e lavoro. Sono le aspirazioni di tutto un popolo che parla a cuore aperto. Un ospite d'eccezione all'aeroporto di Ciampino. Einaudi ha voluto recare il suo saluto. C'è il sindaco Rebecchini con il sottosegretario Tupini. Ecco le figlie del presidente, i rappresentanti del corpo diplomatico, il governo al completo, il sottosegretario Andreotti. Le speranze che avevano accompagnato De Gasperi alla partenza lo attendono ora all'arrivo. Un affettuoso abbraccio del ministro Piccioni, che ha retto il timone del governo durante l'assenza del presidente. Riprende ora il cammino quotidiano. Bisognerà che i semi gettati diano frutto. La stretta di mano del capo dello Stato è soprattutto un augurio di buon lavoro. Si dovranno rendere concreti i risultati della missione, ma intanto si improvvisa una conferenza stampa. È necessario sempre faticare, tenacemente costruire, perché la politica nazionale e internazionale veramente democratica non può essere né teatrale, né fatta a colpi, né di spillo, né di spettacolo, ma politica ricostruttiva. Politica organica e riorganizzativa, è questa che sarà la politica dell'Italia di domani. Viva l'Italia! Viva l'Italia!